Dottore, dottore, dottore del buscio del... Oh, finito! Che cosa vuoi dire all'Alessandro di 4 anni fa? Allora, Alessandro di 4 anni fa voglio dire che stai andando ad affrontare un percorso molto lungo e difficile, che sarà fatto di cose belle e di cose meno belle. Tuttavia le cose belle sopravvicheranno. Meno male che la devi fare in inglese. No, supereranno quelle là che sono state le brutte cose, però niente, questo percorso ti porterà la gioia più grande di tutte, che è quella di diventare padre, quindi diciamo ha fatto parte di questo dottorato, quindi sicuramente è un aspetto super positivo e avrai vicino una donna fantastica che ti supporterà sempre e una famiglia dietro che verrà sempre per sostenerti. E sarei molto agitato e stressato, però tutto passa. E invece cosa vuoi dire all'Alessandro di stasera? Alessandro di stasera, Alessandro, abbiamo fatto, divertiti, adesso goditi la vita e niente, goditi la tua famiglia. E per l'Alessandro del futuro invece, qualora dovessero proporti un altro dottorato, che cosa risponderebbe l'Alessandro del futuro? Rifiuta, no, basta dottorati, non... Sono arrivato esaurito, sì. Basta. Dai, adesso prepariamoci, devo andare al bagno e devo preparare la postazione. Un'altra volta al bagno? E il bagno si va sempre prima, perché saranno 3 ore, amore, dove non mi potrò alzare. Vabbè, al brutto dici, guardi, scusate, pausa cesso. Pausa cesso, andiamo. Sei bellissimo, amore, in bocca al lupo. Grazie, crepi. Questa è l'Université Laval e oggi vi racconterò come ho ottenuto un dottorato di ricerca in Canada. Nel maggio del 2015 mi laureo a Roma in ingegneria delle telecomunicazioni e una volta laureato mi sono detto: e adesso che faccio? Una domanda che un po' tutti si fanno, ma non mi sono fatto prendere dallo sconforto, ho iniziato a fare i colloqui classici che si fanno. Tra i tantissimi colloqui inutili che ho fatto, la migliore offerta che ho ricevuto erano 600 euro dall'altra parte di Roma. Vi dico la verità, stavo accettando quell'offerta, ma poi casualmente parlando con la mia relatrice dell'Università di Roma, mi parlò di alcune offerte di dottorato all'estero. Lei mi disse questa frase: all'estero tutte le università cercano studenti che escono fuori dalle università italiane, quindi dovunque tu voglia andare io ti ci mando. Feci quindi 2 colloqui, il primo con un'università australiana, il mio sogno andare in Australia, che però era un progetto più su ingegneria elettronica, e il colloquio non andò benissimo. E il secondo invece con l'università canadese, con questa professoressa che sviluppava fibre ottiche, che era stata la materia che più mi era piaciuta durante il mio percorso universitario. E quindi, dopo una piacevolissima telefonata di 1 ora e una settimana dove la professoressa canadese mi chiedeva insistentemente di darle una risposta, ecco là che accendeva la telefonata.
un contratto di $24,000 all'anno per 4 anni, il tempo che loro considerano necessario per scrivere i 3 articoli scientifici che ti servono per laurearti. A causa di alcuni problemi con le poste italiane ricevetti il mio visto con un po' di ritardo, arrivando in Canada un mese dopo dall'inizio delle lezioni. E la cosa bella che mi venne pagato anche il mese dove stavo a Roma, e questa cosa per me fu sconvolgente. Voglio essere completamente onesto con voi, perché l'impatto con l'università fu traumatico, perché arrivando con questo mese di ritardo i corsi erano già iniziati e quando arrivai dentro quest'aula con la lavagna piena di formule io andai in uno shock. Il pensiero che ebbi fu quello di non essere all'altezza dell'esperienza che avevo scelto di fare e quindi tornai a casa completamente su un altro pianeta, con la testa da un'altra parte, tanto che i miei genitori mi chiesero: ma vuoi tornare a Roma, Alessandro? Io però non mi sono fatto prendere dallo sconforto e mi sono detto: io ho voluto questa esperienza, io adesso sono qua, è il primo giorno, io ci devo provare. Almeno per dire a me stesso del futuro: tu ci hai provato, hai dato il massimo, e se non è questa la tua strada, sarà un'altra. La cosa divertente è che poi a quell'esame presi A+, che è il voto massimo che si può prendere qui, e la cosa scioccò anche me, perché non pensavo di essere andato così bene, e quindi quello mi diede la forza di continuare per poi quei 4 anni che hanno segnato il mio dottorato qua in Canada. Iniziarono quindi questi 4 anni fatti di momenti belli e altri meno belli. Tra i momenti più belli posso sicuramente dire le soddisfazioni di essere andato in giro per il mondo a raccontare del proprio progetto, del mio progetto. Siamo andati in California 2 volte con Federica, è stata un'esperienza bellissima. Siamo stati anche a Roma, abbiamo approfittato di fare le vacanze anche a Roma con quella conferenza. Anche il fatto di aver imparato una lingua nuova come il francese, adesso mi sono trovato in banca a parlare in francese con il cassiere per chiedere di chiudere il conto qua con la banca loro dell'università. Adesso però vi voglio raccontare anche della parte meno bella del dottorato, perché è vero, si gira il mondo, si conoscono nuove persone, nuove culture, tutte belle esperienze, ma il dottorato è anche una scelta che si fa, perché io quando sono partito sapevo di dover fare 4 anni qua e quindi la mia vita sarebbe stata questa. Le difficoltà erano dietro l'angolo, e ogni giorno, ogni settimana c'era qualche difficoltà, però con l'aiuto di Federica, che ha deciso di fare questo grande passo insieme a me, e con l'aiuto della mia famiglia che da lontano mi supportava, sono riuscito a superarle tutte, perché alla fine sono riuscito a laurearmi. Ma comunque, a parte la grande difficoltà all'inizio che vi ho raccontato, quella più grande che ho avuto fu al terzo anno dei miei studi, in una fase dove non puoi tornare indietro, perché altrimenti perderesti degli anni, e devi passare degli altri anni e quindi andare avanti, e quindi non puoi mollare, rinunciare. E al terzo anno successe che dovevo fare una presentazione di una cosa di cui ero preparatissimo, sapevo tutto, erano mesi che ci lavoravo, e improvvisamente mentre parlavo ebbi un attacco di panico, iniziai a sudare e non vedevo l'ora di finire quelle slide che avevo preparato per poter uscire da quella stanza. E mi ricordo, la presentazione poi finì, io chiamai i miei genitori e dissi: non so cosa fare. E loro mi dissero: se non te la senti, torna a Roma. E loro mi dissero: se non te la senti, torni a Roma. E io gli risposi: e che faccio adesso? A ripensarci meglio, perfetto. Dai, rimane, amore mio. Ma amore, tutto ok. Mi ricordo la cosa che gli dissi fu: e a mio figlio cosa dirò che ho mollato?
E quindi, detta questa frase, ritornai dentro e poi affrontai tutto quello che mi si poneva davanti, sempre con questa preoccupazione di risentirmi male. Ma alla fine, con la forza di Tommaso che stava nella pancia, nell'ultimo anno che ho fatto qua, sono riuscito a portare a termine questi studi. Poi l'ultima parte, la scrittura della tesi, l'ho fatta in Italia, dove con il Covid e la quarantena che abbiamo affrontato mi ha portato a concentrarmi meglio e poi mi ha portato a laurearmi con un po' di ritardo, però alla fine ce l'ho fatta. Tutto questo per dirvi che poi alla fine i problemi ci stanno e si superano e si va avanti. E alla fine il fatto che ho terminato questi studi per me è una grossa fonte di orgoglio e di soddisfazione, ma anche un esempio per tutti quanti, quelli che ci seguono e dicono: chissà, inizio o no il dottorato, lo finisco o no, che faccio, mollo? E io voglio lanciare questo messaggio che ce l'ho fatta io e quindi ce la possono fare tutti. Quindi, per darvi un po' di tempistiche, nell'estate autunno del 2015 arrivammo qua in Canada, nel 2019 tornammo a Roma, alla fine del 2019, per la gravidanza di Tommaso, e alla fine del 2020 feci questa discussione di laurea, che alla fine fu online perché non c'era la possibilità di venire qua in sede, che poi mi portò a finire questo percorso che alla fine durò 5 anni e non 4 per ovvie motivazioni. Entriamo adesso dentro l'università. Vieni nel tuo padiglione. Sì, qua quello che abbiamo visto adesso è il campus, questo è proprio il padiglione. Questo è il padiglione dove lavorava papà, vieni, vai. Vieni Tommaso, di qua, amore. Qua, destra. Fa molto strano ripercorrere questi corridoi con loro due. Vero, eh? Perché questi percorrivo da solo con molta ansia. Magari c'erano delle presentazioni, c'erano del lavoro da fare, delle misurazioni che non andavano bene. Quindi sempre qualcosa che stressava un po'. Io ho una papà. No, non era qui che lavorava papà, ora te lo facciamo vedere dov'era. Vieni. Sì. No. È lui che cerca dove lavorava papà. Mi fa morire. Adesso andremo anche a fare un saluto alla mia professoressa di qua, che comunque mi è stata molto vicina e mi ha supportato sempre. E infatti, quando vivo il problema, mi rassicurò e fu una grossa fonte di tranquillità. Quindi andiamo a salutarla con i bimbi. Sarà un bel momento tornare con loro due là. Magari vi facciamo dell'ufficio dove studiavo tutti i giorni. I nostri cuccioli nel piano dove lavorava papà. Bella emozione, eh? C'è ancora? Ma questo è l'ufficio. Ok. E uno, due, cinque. Questo è l'ufficio. Prova. Prova. Questo era il tuo posto. Questo era dove stavo io. E questa era la vista. Poi questa era la vista che vedeva papà. Ti piace? E qui adesso ci sta lui. È stato davvero bello portare Tommaso nell'ufficio dove sono stato per 4 anni. E adesso però vi voglio raccontare qualche dettaglio del dottorato, magari per aiutare qualcuno che vuole fare questo passo come l'ho fatto io. Come vi dicevo all'inizio, sono previsti 4 anni di studio inizialmente per potersi laureare, dove tu in questi 4 anni dovresti scrivere 3 articoli scientifici e non pubblicazioni per conferenze, ma proprio dei giornali scientifici, quindi degli articoli molto più lunghi, perché quelli per la conferenza sono di 2, massimo 3 pagine, mentre quelli per i giornali vanno da 4 fino a
quante te ne pare. La maggior parte degli studenti però non ce la fa in 4 anni a finire questi studi, perché comunque il progetto è molto difficile e parte da un'idea del professore principalmente, ti spiega qual è il progetto e poi tu cerchi di sviluppare la tua idea. Nel mio caso il progetto era su una fibra ottica di un particolare tipo, ma poi alla fine dei miei 4 anni mi trovai a sviluppare una fibra ottica su un altro modello, su un altro progetto, completamente partendo da un'idea che mi era venuta in mente così per caso leggendo altri articoli. Quindi una volta presentata la mia idea e dimostrato con delle simulazioni che la fibra poteva funzionare, qua all'Università di Laval hanno le famose torri per fabbricare le fibre ottiche e quindi fabbricarono la fibra ottica che io avevo proposto, la testai nei laboratori, confermai che le misurazioni erano uguali alle simulazioni e quindi riuscii a scrivere tutti gli articoli che mi servivano per laurearmi. La parte bella è che per il primo articolo di giornale, il primo articolo di conferenza, addirittura ti pagano, ti danno dei soldi, e poi per le conferenze puoi anche viaggiare il mondo a seconda di dove sta la conferenza e se la tua professoressa o il tuo professore decide di mandartici. E questa è stata la parte più bella dell'esperienza qua, il fatto di poter viaggiare con il proprio lavoro. Altra cosa importante che l'anno è diviso in 3 parti, ci sta la prima parte, quella di autunno, dove si inizia con l'università, poi c'è la parte invernale che probabilmente è quella più dura perché fuori c'è la neve alta metri e metri, e poi alla fine c'è la sessione estiva dove i canadesi vanno a lavorare e si cercano dei lavori per pagarsi gli studi o anche pagarsi un viaggio, mentre chi stava facendo un dottorato rimaneva qua per continuare i propri studi e poter scrivere gli articoli. Quelli che andavano a lavorare o comunque andavano in giro per il mondo sostanzialmente erano quelli che stavano alla triennale o alla magistrale. Ultima cosa che voglio dire è che quando si sta nel laboratorio bisogna proteggere la propria attrezzatura, e mi ricordo che lasciavo proprio dei messaggi scritti con non toccare, mi serve, perché ho allineato tutto, quindi devo fare le misurazioni per potermi laureare. C'è proprio una competizione, una lotta per avere gli strumenti, perché sì, qua l'università ti offre tantissimi strumenti ma sono in quantità limitata, quindi i vari studenti se li litigano. Penso di avervi detto tutto quello che mi è venuto in mente più che altro in questi anni che ho pensato a questo video. Spero di non aver scoraggiato delle persone a intraprendere questo percorso, ma anzi di averle incoraggiate con il si può fare, cioè è possibile. Se vi è piaciuto questo video mettete un mi piace, commentate, iscrivetevi. Se avete delle curiosità non esitate a scriverci su Instagram, su Lost in Family o anche sul mio contatto personale alebomber11, perché sarò super contento di rispondervi e se posso di essere d'aiuto. Quindi noi ci vediamo al prossimo video, ciao!